Una delle gare di cartello del girone C di prima categoria si disputa a Letto Manoppello, dove i giallorossi di casa ricevono il Cugnoli in una sfida che si può paragonare, anche se in maniera piuttosto forzata, ad una stracittadina. Le due società sono infatti abbastanza contigue geograficamente ed entrambe sono protagoniste di una stagione positiva, in particolare quella cugnolese che veleggia nei piani altissimi della graduatoria e punta al lascia passare per la conquista del bottino pieno per rinvigorire il duello in vetta con la Virtus Pescara. La Lettese d'altra parte vuole 3 punti per avvicinarsi ulteriormente al gruppetto della zona playoff. Buona partenza della truppa ospite che al sesto impegna Cambise con un sinistro a giro dal limite di Masciovecchio, ma è la Lettese a passare all'incasso al primo vero tiro nello specchio della porta. È il decimo infatti quando Bongrazio cerca in verità la verticalizzazione per il suo compagno di squadra Blasioli, ma in realtà la sfera non viene toccata da nessuno e si spegne nell'angolo alla destra di Capone, sorpreso come del resto tutti i compagni di squadra. Dall'altra parte il suo omologo Cambise è determinante per annullare l'incursione di Di Nardo, ottimamente lanciato dal suo collega d'attacco Masciovecchio. Un minuto dopo è Capone ad intervenire con decisione per sventare la gran conclusione dal limite di Di Mascio. Il Cugnoli si riporta in avanti e al 27esimo acciuffa il pareggio con Di Nardo. La segnatura arriva sugli sviluppi di un calcio di rigore accordato dal direttore di gara, il signor Troiani di Pescara, che ravvisa l'intervento irregolare di Camillo Ferrante su Gianmarco Sciarra. Dagli 11 metri Di Nardo calcia nell'angolino. Cambise intuisce la traiettoria ma non può opporsi alla conclusione che manda la sfera in fondo al sacco. La Lettese cerca di tornare avanti poco oltre la mezz'ora, nell'ultimo tentativo significativo prima del rientro negli spogliatoi. In questo frangente la grana rasoiata da limite di Di Mascio sibila pericolosamente a fil di palo. Al rientro in campo delle due squadre il risultato torna favorevole ai ragazzi di Mister Capone, che dopo una manciata di secondi dal fischio di riavvio del direttore di gara tornano a condurre, stavolta lo fanno grazie a Rosati che scatta sul lancio dalla mediana, vince il duello in corsa con Simone Sammaciccia che vanamente lo insegue, aggira il portiere e deposita la sfera nel sacco. Il Cugnoli prova a reagire quasi immediatamente. Il piazzato di Nico Sciarra si infrange sulla barriera e mette in difficoltà l'estremo di casa comunque vigile sulla traiettoria. La Lettese si rivede al 16esimo con Rosati che approfitta della mancata chiusura di Di Francesco e si invola verso la porta avversaria. Capone è decisivo per opporsi alla conclusione che non trattiene, ma l'estremo cugnolese è decisivo anche sulla successiva ribattuta ravvicinata di Blasioli. Se la Lettese non mette al sicuro il punteggio, la truppa ospite riesce a riacciuffare il risultato al 22esimo, anche se in maniera piuttosto fortunosa. Sul traversone dal fondo di Di Nardo, infatti, c'è il tocco sulla linea di Bongrazio che nel tentativo di scaraventare la sfera fuori dalla zona pericolosa va invece a depositarla in fondo al sacco per la più classica delle autoreti. Il Cugnoli, rinvigorito dal risultato rimesso nuovamente in carreggiata, va addirittura a sfiorare il sorpasso con la trasversale centrata da Di Nardo che da due passi fallisce una ghiottissima opportunità. La formazione di Mister Fusco spara le ultime cartucce al 31esimo con il colpo di testa ravvicinato dello stesso Di Nardo che va ad intercettare il traversone dal fondo del neo entrato Luciani, ma Cambise è reattivo e preserva il risultato con la squadra di casa che nelle fasi conclusive vuole ottenere i 3 punti. Al 38esimo ci sono i lavori preliminari con un'azione che non sfocia in una adeguata finalizzazione, ma a ridosso del 90esimo, anche in questo caso così come per il pareggio cugnolese, la rete che significa vittoria per la Lettese arriva grazie ad una sfortunata autorete di Simone Sammaciccia che va ad intercettare il tiro cross di Di Mascio che intende servire la corrente Blasioli, ma così facendo mette fuori causa il proprio portiere con la sfera che si infila nell'angolino alla sua destra. Ovazione sugli spalti di Fede Lettese per un successo arrivato in zona Cesarini. William Capone, il tecnico della Lettese, da che dire, complimenti per la vittoria, anche se è stata sofferta, ma è stata bellissima. Grazie per i complimenti, sì, è stata soffertissima, abbiamo giocato contro, secondo me, la squadra più forte in questo momento la squadra più in forma del campionato, infatti viene da un filotto non indifferente. E una vittoria, come hai detto, soffertissima, ma è stata bellissima. E quest'anno non è la prima volta che vinciamo ai minuti di recupero, all'ultimo minuto, e quindi non è un caso. Io devo fare i complimenti soprattutto ai miei ragazzi perché è un grandissimo gruppo che non molla mai, e la riprova è proprio il fatto che molte partite le abbiamo risolto proprio nel finale. Sì, la classifica un po' piangeva, mister, ma forse dovete affrontare sempre le partite in questa giusta maniera. Sì, siamo una squadra giovane,
poco esperta, però dalla nostra abbiamo l'intensità, la brillantezza e la sfrontatezza dei giovani. Secondo me in questo momento, prima di questa partita, la classifica era un po' bugiarda, meritavamo sicuramente qualche punto in più, però siamo una squadra in crescita e che ha dei margini di miglioramento veramente non indifferenti. Sì, proprio come dici tu, mister, non vorrei rovinarti la festa, ma questa partita, se non vincerete le prossime, servirà a poco. Infatti, vincere contro la prima in classifica fa sempre un bel effetto, però dopo questa vittoria ci servono punti sia in casa che fuori casa. Dobbiamo sicuramente migliorare la classifica perché ce lo meritiamo, stiamo lavorando bene, ci alleniamo bene ogni settimana e di conseguenza vogliamo e meritiamo una classifica migliore. Aladino Donatello, il dirigente della Lettese, volto molto. Nonché ex presidente, volto molto felice dopo una partita così. Sicuramente sì, una bellissima partita. Sinceramente, dagli avversari mi aspettavo qualcosina di più, almeno sotto l'aspetto tecnico. La partita è stata molto bella, loro sono stati anche fortunati, dobbiamo dire la verità, noi siamo stati un po' ingenui sul secondo gol specialmente, però poi la fortuna in qualche modo ha compensato perché un autogol per parte. Qualcosa avrei da ridire sul primo gol perché secondo me c'era un fuorigioco, anche se il rigore era netto, va riconosciuto. Sì, però va anche riconosciuto che gli arbitri in prima categoria non hanno gli assistenti, quindi devono prendere delle decisioni che, ahimè, a volte sono deficitarie. Assolutamente sì, la mia era semplicemente una constatazione e non voleva essere né una critica né nessun altro tipo di intervento, ma insomma era quello che secondo me ho visto. Poi naturalmente io non sono il portatore del Vangelo, quindi è un'opinione personale, finisce lì. Sì, il mister Capone ha detto che la classifica è un po' deficitaria, ma alla luce di quello che si è visto oggi ha perfettamente ragione. Purtroppo, per fortuna, noi abbiamo un gruppo dove 9 sono fuori quota, quindi ti lascio immaginare che è una squadra anche molto giovane, per questo insomma qualche deficit, qualche defiance ci sta sicuramente nel gruppo. Sì, sì, ma appunto dicevo proprio perché avete dei ragazzi giovani, però forse lo spirito di oggi è quello che dovrà accompagnare questi ragazzi fino alla fine del campionato. Ce l'auguriamo, ci abbiamo creduto, abbiamo fatto una squadra giovane affidandoci soprattutto a quello che era il gruppo dello scorso anno e degli anni precedenti, e questo ci sta premiando in qualche maniera. Siamo super felicissimi di quello che ci abbiamo. Luca Fusco, il tecnico del Cugnoli, si interrompe oggi una striscia di 8 vittorie consecutive. Serviva qualcosa in più? Beh, assolutamente sì, serviva sempre qualcosa in più. Purtroppo oggi abbiamo incontrato una squadra che ci ha messo in difficoltà sotto il livello agonistico, quindi siamo mancati in quello. Abbiamo speso troppe energie solo nel protestare per fare, diciamo, il gioco loro, e quindi non ci siamo concentrati su quello che di solito facciamo, e ha portato purtroppo a una sconfitta che, analizzandola, poteva postarci, diciamo, perché comunque sono deluso perché non abbiamo fatto quello che in genere facciamo. Sì, Donatelli è un dirigente, loro ha detto che forse si aspettava qualcosa in più sull'aspetto tecnico del Cugnoli. Forse, come dici tu, mister, avete trovato solo il coso per protestare. Forse se pensavate un po' più di più al gioco sarebbe stato diverso. Esatto, sì, diciamo che comunque forse è stato un mio errore non fargli capire quanto importante era oggi, dal fatto che da questa settimana eravamo andati primi in classifica, però purtroppo ci sono anche gli avversari e dobbiamo essere bravi anche a gestire questi tipi di situazioni, questi tipi di partite, perché quando giocano contro la prima della classe, tutte quante le squadre vanno a 200, danno il massimo, e quindi
eppure oggi è stata proprio la dimostrazione, quindi loro hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, noi non siamo stati in grado di giocare come in genere facciamo, ci siamo innervositi e questo è il risultato della partita. Beh, questo mister può essere di insegnamento anche per le prossime gare, quindi come si dice, quando un bambino cade si deve rialzare subito. Assolutamente sì, noi da già domenica, da questa settimana, anzi da martedì, ripariamo tranquillamente la partita per quanto riguarda domenica, e ci aspetta comunque un'altra partita complicata. E niente, siamo caduti e ci rialzeremo spero presto.